Inauguriamo oggi a Isola delle Femmine la prima macchinetta dell'acqua, un'iniziativa che si unisce agli altri corner di buone pratiche che finora abbiamo installato a Isola delle Femmine e pian piano compone un puzzle che porta la cittadinanza ad attuare queste buone pratiche. L'obiettivo è duplice: il primo è quello di salvaguardare l'importanza di questa risorsa naturale fondamentale per la nostra vita. L'altro obiettivo è quello di risparmiare la plastica dei contenitori e quindi diminuire la produzione del rifiuto, diminuire la quantità dei rifiuti che finiscono in discarica. È un'iniziativa che ci ha visti coinvolti insieme al GAL Terre Normanne, che ringrazio, ma che ha sensibilizzato anche l'Università degli Studi di Palermo e l'Istituto Comprensivo Francesco Riso, l'Associazione Liberambiente e tante altre associazioni operanti nel territorio.